Ciao Alice. Ciao Armando, buonasera. Senti, una delle novità di queste elezioni regionali è la possibilità di dare due preferenze sulla scheda. Sì, ecco, perché è un'opportunità nuova, in linea anche con le modifiche alle altre leggi elettorali, penso a quelle per i comuni, che permettono tra i nomi dei consiglieri che si candidano appunto a fare consigliere regionale di poter scegliere due persone. I nomi sono già sulla scheda, c'è da fare la X accanto ai nomi. Basta che, se si vogliono dare due preferenze, siano date ad un uomo e ad una donna. Questo è molto importante. Ecco, quindi secondo te ci sarà anche una maggior presenza di volti femminili in consiglio regionale? Beh, diciamo che probabilmente la ratio della scelta che è stata fatta di dare questa possibilità parte anche da qui. C'è da dire che comunque saranno eletti i più votati, non necessariamente un uomo o una donna. L'importante è capire che si deve votare, se si vogliono dare due preferenze, un uomo e una donna. State sicuri che nel seggio non succederà niente di trascendentale, voi esprimerete il vostro voto con serenità ed efficacia. Senti, io non ti chiedo per chi voti, ma darai la doppia preferenza? Io darò la doppia preferenza, è un'opportunità che voglio sfruttare. Benissimo, allora aspettiamo poi lo spoglio delle urne. Grazie Armando. Ciao.